Alla terza si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale, quindi come dire election day, sia voto per il Consiglio regionale sia per il Consiglio Comunale. Il centrodestra unito presenta il suo candidato sindaco, che è il dottor Angelo Cefalo, che è sostenuto dai partiti tradizionali del centrodestra, ovvero Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega e due liste civiche, ma si è creata una situazione particolare, una contestazione molto dura nei confronti della Lega allorquando si è presentato qui alla terza il vice segretario federale, l'onorevole Andrea Crippa. Ecco, vogliamo parlare di questa realtà, di questa situazione, di queste contestazioni con Agostino Perrone, detto Costantino, che è candidato con Fratelli d'Italia sia al Consiglio regionale ma anche al Consiglio comunale. Ecco, parliamo di questo clima, di questo abbastanza acceso che si è vissuto, di queste contestazioni. Lei ha da precisare, da voler puntualizzare alcuni aspetti. Beh, io direi, per quanto riguarda questo aspetto, vorrei lanciare un messaggio a questi ragazzi che protestano, perché possono avere anche le loro ragioni, ma io voglio spiegare da imprenditore e da politico, nonché genitore, fare un discorso di coalizione come lo sta facendo diciamo a livello nazionale, l'hanno fatto a livello nazionale, e oggi molto importante per le regionali di coalizione. Alla terza abbiamo fatto la stessa cosa. Cioè, la bandiera diciamo di Salvini alla terza è molto importante, anche perché quando noi andremo in regione e tiriamo l'attenzione per una considerazione sul nostro versante e noi bocciamo questa bandiera e le percentuali diciamo della Lega sono importanti, devono capire questi ragazzi che non viene riconosciuto, perché devo dire la verità, la politica alcune volte è strana e si prende anche con ripicche, cioè, se non viene considerata dalla terza, alla terza, cioè la terza non viene considerata. Lei dice ovviamente nell'ambito di una coalizione, se il centrodestra diventerà forza di governo alla regione, necessariamente ci si dovrà confrontare con tutti i partners del centrodestra, Lega compresa, per non rimanere isolati. E certo, cioè quella è come una società, questa è una società a tre partiti dove diciamo le considerazioni intorno a un tavolo per i versanti, si discute diciamo delle risorse, delle considerazioni, e io non posso mettermi contro la Lega, perché io rispetto, è di coalizione, dobbiamo rispettare la coalizione. Ma oltretutto poi ognuno può avere la propria idea, può apprezzare o disprezzare la Lega come qualsiasi altra forza politica, però la contestazione, anche quella becera, quella violenta tra virgolette, è contro la democrazia. Si può essere contrario o favorevole alla Lega, si possono contestare delle posizioni della Lega, ma senza andare a scadere in proteste, in forme oltretutto antidemocratiche. Sì, io rispetto diciamo, l'ideologia di questi ragazzi, rispetto tutto, io non sono contrario a queste proteste, però sempre nei limiti della civiltà. Però dico anche a questi ragazzi, cioè, andare ed entrare in merito, cioè, sulla persona che rappresenta la Lega, che è una signora di la terza, una signora per bene, e chiamarli diciamo con parole, strofarla con termini offensivi, è una cosa bella, anche perché loro mentre protestano protestano Salvini per diciamo razzista, loro fanno la stessa cosa, cioè sono razzisti anche loro, cioè, criticando e toccando la persona. Una cosa è la critica politica, che può essere argomentata su vari aspetti, ma andare a denigrare sul personale un essere umano, un candidato, non è certamente un sinonimo di civiltà. Io senza presunzione posso dire che mi sento uno del Sud e il Sud ospita,
Cioè, anche se il Nord si è comportato in un certo modo nel passato e oggi riconosce che il Sud è importante per il Nord, beh, bisogna passarci sopra, cioè nel senso che si è detto quello che ha detto, oggi è Lega Puglia, non è Lega Nord. Cioè, dobbiamo parlare che questo simbolo in regione, a livello nazionale, ha i suoi numeri. E bisogna rispettarli, i numeri vengono da noi persone, cioè non è che se le inventano loro. Lei dice la democrazia è questa, se la gente vota Lega evidentemente c'è un consenso popolare per la Lega, punto e basta, che piaccia o no. Che piaccia o no, bisogna rispettarlo. Cioè, in politica si parla di numeri, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, però se non ci sono i numeri restano solo le parole.